Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Truck Driver da questo punto dove ci siamo fermati alla fine dello scorso video. Iniziamo una nuova missione, un nuovo incarico qui da Yohana Funar, sempre più su. Ehi là, c'è un'altra attività commerciale che è interessata a traslocare nell'edificio, ma non una del posto, questi sono di Norden. Ancora Norden? Ci sono già stato un paio di volte per Andrei, sai. Già, abbiamo notato che in zona girano più camion con il loro logo. Beh, un po' di concorrenza non ci farà male. L'opinione di Andrei sulla concorrenza sono piuttosto singolari. Lo so, a lui non darebbe nemmeno fastidio se la nostra azienda fallisse da un giorno all'altro, me l'ha confidato una volta. Ma significherebbe che anche tu perderesti il lavoro. Esattamente ciò che io ho detto. Comunque sia, concentriamoci sul trasloco prima. Già, meglio che vada ora. Va bene, occupiamoci di questo trasloco. Devo dire che comunque qua Johanna ha una posizione piuttosto strategica con la sua, diciamo, il suo cantiere edile. È molto comodo, poi anche come posizione non è male per raggiungere altri punti della città, anche se siamo un pochino più a est sulla mappa. Tutto questo traffico qua? Cosa sta succedendo? Ci dobbiamo fare un po' di tangenziale, va bene. Adesso diciamo che la parola d'ordine è accumulare più denaro possibile per comprarci il prossimo camion. Ormai con questo Motion abbiamo raggiunto il livello massimo di esperienza. Adesso è tutto un plus, diciamo, quello che stiamo facendo. Però sinceramente ho preferito comprare il garage qua vicino, mi è sembrato molto comodo. Sì, Norden è abbastanza distante dal nostro punto iniziale, però vediamo poi dove dovremo consegnare la merce. Dovremmo essere circa a metà degli incarichi con Joana, quindi stiamo andando bene anche con lei. Speriamo che i prossimi incarichi siano più remunerativi perché, come detto, abbiamo proprio bisogno di più denaro. Alla fine dello scorso video abbiamo aumentato anche un pochino di punti percentuale di denaro ottenuto dalle missioni con questo camion, lo Motion. Intanto ho fatto una manovra leggermente azzardata, ma solo leggermente. Non c'era nessuno. Mi sa che poi dovremo anche tornare indietro, quindi di sicuro ci sarà uno svincolo. Abbiamo sbloccato anche un altro livello di autista prudente, abbiamo ottenuto un altro bonus per fortuna, proprio quello che ci serviva, quindi avremo un pochino meno problemi per comprare il prossimo camion, anche se come abbiamo visto nel negozio ci costerà 14.500 euro. Adesso vediamo con questo incarico, diciamo,
quanto riusciremo ad accumulare come gruzzoletto. Via. Meno male che qui non ci sono i velox su queste bretelle qua laterali, altrimenti avremmo già pagato un sacco di multe. Però vabbè, stiamo anche sforando di poco, eh. Oh, bravo, si è fatto da parte. Noi ci siamo. Via via pedoni, non attraversate proprio ora. Ok, mi sa che è arrivato il momento di accendere un po' di luci. Eccoci arrivati. E qui dove siamo? In una zona residenziale? Coi condomini? Agganciato. Ho agganciato il rimorchio. Spostiamo i mobili dell'azienda da Norden a Osterhaven? Benissimo, questo ci consentirà di accelerare i tempi di nuovo. E un'altra domanda, chiedimi pure. Beh, ecco, Andrei ha mai fatto il mio nome? Decisamente sì, e parla molto bene di te. Dici davvero? E lui come se la passa? Sembra piuttosto indaffarato con, lo sai, i problemi con la ex moglie. Il suo nuovo amante. Nuovo amante? Già, a quanto pare è il capo della tua azienda. Cosa? Perché Andrei non me l'ha detto? Non ne avevo idea. Questo spiega un sacco di cose. Puoi ripeterlo se vuoi. Quindi ecco perché era decisamente infastidito il buon Andrei dalla situazione. C'era di mezzo un amante. Grazie, che gentile, ci fa passare. È rimasta basita, Ioana, non se l'aspettava. Che sta succedendo qua? Ok, dai che ci siamo. Via. Verso Ioana. Ci siamo. Le strade sono parecchio bucherellate. Vedo diversi buchi nelle strade cittadine. Per fortuna in tangenziale la situazione è un po' diversa, perché altrimenti con quei buchi si rischierebbero davvero degli incidenti. E voilà. Adesso ci facciamo una tirata unica fino a Ioana, al magazzino di Ioana.
Arriveremo quasi a mezzanotte, quindi speriamo che sia ancora lì ad attenderci. Chissà se avrà altro da dirci in merito alla situazione con il fratello. Ci è rimasta parecchio, no? Non se l'aspettava proprio. Abbiamo gli pneumatici un pochino usurati e adesso vediamo se cambiarli già alla fine di questa missione oppure se aspetteremo un pochino e li cambieremo alla fine del prossimo incarico. Vediamo un attimo. Sta iniziando anche a piovere. Era da un po' effettivamente che non pioveva. Siamo stati fortunati con questi ultimi incarichi, abbiamo beccato sempre delle belle giornate. Ok, ci siamo quasi. Bene, non passano pedoni. Posizioniamo tutto nel solito stallo. Ci siamo. Ottimo lavoro, siamo rientrati nelle tempistiche e grazie per confidarti con me. Spero che ad Andrei non dispiaccia. Non ti preoccupare, per quel che ti riguarda, ho la bocca cucita. Grazie, Ioana. Perfetto, un'altra missione completata. Non me la sento di proseguire con quelle gomme un po' malandate, anche perché adesso abbiamo già fatto diversi incarichi con Ioana, quindi magari i prossimi saranno a media percorrenza. Non voglio rischiare di, diciamo, di fare incidenti con degli pneumatici usurati che frenano meno. Anche perché noi ormai siamo degli autisti piuttosto sportivi, la nostra guida ne risentirebbe nel caso. Prudenti sì, ma con un pizzico di brio. Allora, intervento velocissimo, ripariamo tutto. E ci siamo.
Andiamo subito a fare un rabbocco del pieno, poi riposino e di nuovo da Ioana. Eccoci qua. Perfetto. Eccolo qua. Ormai non lo so, qua non sanno cosa sia la precedenza. Basta che si buttano in mezzo. Vabbè, comunque non andavamo tanto veloci, quindi speriamo che, insomma, di non aver riportato gravi danni. Va bene, ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo fatto un piccolo incidentino alla fine, comunque vedremo nel prossimo video le condizioni del camion. Speriamo che sia comunque tutto a posto. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito fino alla fine questo video e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!